Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere come effettuare una pulizia della sonda lambda della macchina. Cos'è la sonda lambda? Allora, la sonda lambda è una sonda che fondamentalmente va a analizzare, quindi poi a riportare alla centralina, la quantità di ossigeno residuo e di conseguenza di carburante in combusto che non è bruciato all'interno dello scarico della macchina. Questo per appunto mantenere monitorata appunto la qualità della combustione del nostro motore. La pulizia della sonda lambda di per sé non è un'operazione che va fatta molto spesso, anzi fondamentalmente potrebbe anche non essere quasi mai necessaria, però magari una volta ogni veramente tanto ha senso farla, soprattutto perché per la stragrande maggioranza delle macchine è veramente molto facile da effettuare. Ci sono alcune macchine che ne hanno una piuttosto che altre che ne hanno due. Nel caso in cui ne abbiamo due, si troveranno sicuramente una prima del catalizzatore, che comunque vedremo nel video, e una dopo, mentre nel caso delle macchine che ne hanno una sola, comunque sarà sulla linea dello scarico, che comunque vedremo nel video, quindi il video sarà molto esplicativo da questo punto di vista. Allora, i casi più forse un pochino complessi di pulizia della sonda lambda saranno quelli in cui la macchina ne ha due, ovviamente la sonda lambda 1 e la sonda lambda 2, che saranno come detto prima e dopo del catalizzatore. In questi casi in cui ce ne sono due, ovviamente quella dopo il catalizzatore sarà sempre comunque sotto la macchina. Quindi per pulirla dovremo per forza accedere al di sotto della macchina in qualche modo, quindi o sollevando la macchina o tramite l'aiuto di un pozzetto o qualcosa del genere. Mentre nel caso della pulizia della sonda lambda 1, che vi riporto appunto nel video, nella maggior parte dei casi delle macchine la sonda lambda 1 veramente si trova in una posizione subito fruibile una volta aperto il cofano. Dipende da in quale lato il nostro motore ha lo scarico. Nel caso in cui il motore ha l'aspirazione davanti, avrà lo scarico dietro di sé, di conseguenza la sonda lambda sarà fruibile direttamente subito dopo il motore, mentre nei casi in cui abbiamo a che fare con un motore che ha il collettore d'aspirazione dietro di sé, troveremo la sonda lambda davanti perché lo scarico sarà davanti. In questi casi, una volta aperto il cofano, la si trova subito e comunque una volta localizzata la procedura sarà la stessa di questo video. In questo video invece vi presento forse il caso più complesso, perché nella mia macchina è un po' scomoda da raggiungere per pulirla, a causa del fatto che la mia macchina ha 8 candele su 4 cilindri, cioè una specie di twin spark, quindi avendo lo spazio sia davanti che dietro occupato dalle candele, bobine eccetera, lo scarico sarà un po' più sotto rispetto alla zona subito fruibile. Di conseguenza dovrò smontare un po' di componenti, nulla di esagerato, e avrò comunque bisogno di un pozzetto per accedervi. Perché fare questa operazione? Semplicemente perché la sonda lambda è comunque una sonda che viene immersa nei gas di scarico, essendo proprio adibita ad analizzarli, e quindi ovviamente col tempo sarà soggetta più o meno a sporcarsi di residui carboniosi, polverina, che andranno ad alterare la qualità della sua lettura oppure a comprometterne in maniera importante il funzionamento. Quindi bando alle ciance e via col video. Questa è la parte anteriore. Eccoci sotto la macchina, questa ovviamente è la copertura di plastica, e da sotto la macchina possiamo trovare il catalizzatore e il tubo dello scarico che va ovviamente alla marmitta. Come detto, questa macchina ha due sonde lambda, una prima e una dopo il catalizzatore. Questo è il catalizzatore e possiamo dunque vedere qui la seconda sonda lambda. La prima è ovviamente uguale a questa, semplicemente si trova su questa stessa tubazione, ma in qualche punto prima di questo, quindi tra il catalizzatore e il motore che si trova lì avanti. Seguendo quindi il tubo dal catalizzatore, se appunto la prima sonda lambda, come visto nel caso mio, non è disponibile nel cofano avanti, da sotto la macchina bisognerà appunto seguire questo tubo. Lì c'è una flangia, la sonda lambda di solito è su questa tubazione, ma molto più vicino allo scarico del motore rispetto al catalizzatore. Per trovare lo scarico, quindi dobbiamo seguire questo tubo. Lì c'è la flangia, in fondo vedete con le due viti la flangia del catalizzatore e il tubo proseguirà. La mia macchina è stata predisposta a questa piccola copertura di metallo, alluminio, che andando a svitare va a rendere visibile e fruibile la prima sonda lambda. Per svitare questa invece posso usare una pinza.
ne resta un'altra. Ok, adesso questa placca si può rimuovere e ecco, come si vede lì, questo che sto indicando il dito è il tubo di scarico con traflangia, è la stessa che si vedeva dal catalizzatore. Questa qua è il catalizzatore, lì c'era la flangia con la vite e la flangia è quella lì. Come vedete, infatti, subito lì, eccola qui messa a fuoco, esattamente qui, puntata dal dito, è l'altra sonda lambda, la prima, che non è esattamente in una zona di facile accesso. Tra l'altro non si vede neanche il suo cavetto. E non potrei, visto che è necessario farlo staccare il connettore da questa posizione. Ecco, andiamo a vedere. Eccola lì, si intravede. È questa qua che si intravede appunto con il dito dietro questo tubo qui. Vedete lì? Questo è il carterino che si vedeva da sotto la macchina. La sonda lambda è questa qui, che va a collegarsi appunto allo scarico della macchina. E questo qui che continua da questa parte è il suo cavetto. La prima cosa da fare sarà andare a trovare il connettore del cavetto e staccarlo, perché il cavo gira con la sonda quando la vado a svitare. Seguendo il filo per svitarla è necessario staccare questo, il suo connettore, ed è in una posizione alquanto scomoda. Per arrivare più facilmente, in questo caso dovrò smontare la scatola del filtro. Ho staccato questa con una mano, era difficile. Ok. Via 1. Adesso andiamo a rimuovere il blocco debiemetro prendendo queste viti 1 e 2. Tiriamo fuori con tutta la rondella, si stacca questo, il connettore del debiemetro, queste si staccano, e staccare questi due tubicini con una pinza. Prima si stacca questa. Da staccare, puntino di questo qui, un'altra mollettina allargata, la portiamo giù e sfiliamo il tubo. Ok. Questo qui. Ok, poi resta questo collare qui che stringe il corpo debimetro alla farfalla. Andiamo a svitare. Bisogna anche staccare questo manicotto di gomma dell'ingresso dell'aria. E tutto questo blocco dovrebbe venire via. Corpo aria, chiamiamolo così. Ok, ed ecco il nostro gruppo aria. Qui vediamo la nostra bella farfallina che vercia. Ed ecco qui il nostro connettore. Si infila un cacciavite da una parte, che c'è una feritoietta, questa. Ecco, adesso andiamo a svitarla da sotto con la chiave del 22. Vado a svitare quella, non riesco purtroppo a filmare mentre svito. Adesso l'ho allentata, forse riesco a filmare mentre la svito in mano. Eccola qua. Uff. Wow. Un po' sporchina. Ok, abbiamo la nostra sonda lambda. E gli diamo puzzatine. Con il prodotto per pulirlo. Facciamo agire un po' il prodotto. 10 minuti, un quarto d'ora. Dopo che il prodotto ha agito, soffiamo. Diamo un'altra spruzzata. Facciamo agire ancora e andiamo a risoffiare.
e a pulire con uno straccio. Ok, la pulizia è finita, possiamo andare a rimontarla. Andiamo a riposizionare quindi sotto la macchina, nel mio caso, la sonda nella sua sede. Una volta messa in sede, la andiamo poi a ristringere con la chiave. Andiamo a far passare il cavo, che non posso filmare perché si vede. Eccoli, andiamo a riattaccarli. Clic, ok, attaccato. E adesso andiamo a rimontare tutto questo. Innanzitutto, buco aria, lo andiamo a rinfilare. Scusate, mi servono due mani. Messo in sede, dobbiamo rifar combaciare le viti e i buchi e rimettere dentro questo tubo, il manicotto qui e i tubicini 1, 2 e 3, questo qua. Andiamo a spingere nel corpo farfallato questo tubo innanzitutto. Ok, dentro andiamo a rimettere il manicotto, questo qua, lo rimettiamo dentro. Ok, manicotto in sede, adesso i tubicini. Uno. Ok, due questo dietro. Quest'altro. Ok, andiamo a rimettere in sede la canalina del cavo del debimetro. Ricolleghiamo il connettore del debimetro. Andiamo a rimettere le due viti. Una, due. Ok. Andiamo a riastringere con la nostra chiave a tubo, nel caso mio 10. Andiamo a stringere le fascettine intorno al tubo. Ok, una e questa qui. Ok, possiamo richiudere la scatola del filtro. Abbiamo finito, manca solo da richiudere il pannellino sotto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso non scordatevi di sostenermi iscrivendovi al canale, condividendo e mettendo mi piace. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao!